Che fai? Ciao, è richiesta di un vecchio. Non passi a trovarci? C'hai ragione, Bunkichi. Però tu sei un uomo d'altri tempi. Potresti capirmi se scelgo delle ragazze a venire con voi. Sono sicuro che apprezzeresti di più. Mi diresti anche: ah, Phoenix-chan, cacchio, hai trovato due ragazze bellissime, vai pure. A me servirebbe qualcosa che ci ridà gli SP, mannaggia. Spero che le patate potenziamento sia SP, onesto. Ah, aspetta, è lui il re gourmet, di sicuro. Sta a mangiare due panini. Se è un nuovo confidant, in teoria non perdiamo il tempo adesso non cagandolo. Non penso che il nostro rapporto si avvicinerà più di così, mannaggia. Quindi proviamo con lei. Aspetta, già lei lo sapevamo. Mannaggia, aspetta. Ok, abbiamo tre confidant che non aumentano. Anzi, in realtà volevamo essere specifici. Quattro confidant. Sento di poter rafforzare, non penso che il nostro legame si rafforzerà ancora più di così. Ok, ok, allora. Le alternative quali sono? La bambina è tornata, aspetta. Non mi ha scritto nulla. Ciao. Aspetta, allora, calmi tutti. Perché se anche lei non ci aumenta, ho una mezza idea. Ciao Stellina, come stai? Cosa giochiamo oggi? Non penso che il nostro legame si rafforzerà. Ok, calmi un attimo, con lei siamo andati un bel po' avanti. Ti chiedo scusa, ma non è il momento. Ok, quindi abbiamo 1, 2, 3, in teoria 4, ma adesso controlliamo. 5, 6 confidant, volendo essere pignoli 5, che però non sono avanzati. Siamo in teoria bloccati. Domani, se c'è Maya, scopriamo se quello che abbiamo fatto ci fa aggiustare il tiro. E in teoria, con Yuko l'abbiamo già aggiustato una volta. O seppure c'è un momento in cui abbiamo già fatto anche fin troppo e dobbiamo solo aspettare. Comunque, fammi andare un attimo al Wild Duck. Devo controllare una cosa. Non c'è nessun panino speciale alla mattina. D'accordo. Ok, il mio obiettivo è vedere domani Maya se si è aggiustata. Se si è aggiustata, avanziamo con lei. Se non si è aggiustata e qualcuno ci scrive nella sfattispecie lui, usciamo con lui in alternativa con una delle ragazze. Perché adesso vorrei provare ad aggiustare io stesso il tiro con lei. Vediamo che cosa succede. Anche perché se è come gli altri persona, che puoi regalare qualche oggetto per aumentare un po' i punti. L'altra volta noi abbiamo ottenuto il salvadanaio Ganesha, abbiamo ottenuto delle rose rosse e la copertina del libro. E lei, essendo comunque una che studia, magari gli piace. O potrebbe piacere di più anche alla senpai. Tentiamola. Sento che il nostro legame non si rafforzerà. Vogliamo passare del tempo con lei? Abbiamo salvato, proviamola. Ok, ma prima possiamo fermarci in biblioteca? Come vuoi. Mi piace molto parlare con te, Star-san. Buon per te. Sento che il nostro legame con Ciro si rafforzerà passando il tempo insieme. Sento che il nostro rapporto si rafforzerà presto. Peccato, non si fanno regali allora. È quasi ora di uscire, ho deciso di tornare al dormitorio. Ok, pensavo che i regali si potessero fare, ma forse si fanno solo quando sei fidanzato? Fai strada allora, ti seguo. Se non andiamo non lo scopriremo mai, Junpei. Eh beh, esatto. Ha ragione. Tirala fuori anche tu una mazza, usi una spada, porca miseria. Andiamo e andiamo a battere allora. No, aspetta. Non era quello che intendevo. Battere forte sempre. Chi cazzo l'ha adattato sto gioco, Dio mio. Perché hanno sparato tutti sti meme? Battere forte sempre. Mi aspettavo, cos'è una pubblicità questa? Chi cazzo l'ha adattati sti titoli? Siamo arrivati nei dintorni della piazza e della stazione. No, in realtà non siamo arrivati, siamo ancora qua, Ragazzi, noi usciamo. State uscendo a quest'ora? Non so cosa abbiate in mente, ma evitate i luoghi pericolosi. Grazie. Voi tre state uscendo assieme? Fate attenzione a non farvi del male. Grazie. Cavolo, andare in un posto così a quest'ora? Non è facile per un bravo ragazzo come me. La pianti di lamentarti? Non sarà nulla. Dobbiamo solo prendere la monorotaia alla stazione. Che c'è di tanto difficile? Non era quello che intendevo con non è facile. Sai, Yucatan, forse fai più paura tu dei teppisti che prima o poi ci incontreremo. Che gente. Che tensione, ragazzi.
andare. Lo sapevo che diceva una roba del genere, ovviamente. Siamo talmente fuori posto noi qua. Ovvio, cioè dovevamo almeno vedere vestiti normali. Ehi ragazzini, vediamo che cavolo succede ora. Barbetta. Junpei, mamma mia. ここ来るのになんであんたの許可がいるわけ。ちょ、お前バカかよ。お前あれか、空気読み人知らずか。何それ。っていうかこんな連中にビビんないでよ。あ？気合気合待っててピースティ。その子、少し写真とか撮って流しちゃおうか。パパとかが気失うようなセクシーポーズのやつ。 Che gente, mamma mia. Tipe tosta e poi mica tanto. Oh, ma perché se la prendono tutti con Junpei? Mamma mia. Orca troia, Junpei. Ok, questo è un po' esagerato ora. Non sapevo che finiva così, È il poliziotto? Oh! Adesso lo mena lui. Madonna mia, lo sapevo che gli tirava la testata! Era in posizione perfetta lui! Lo sapevo che gli tirava una craniata. Ma quanti anni... Scusa, ci ha detto che questo andava a scuola con noi? Certo che le tipe passano da una barca all'altra, esatto, scusami. Questo qua sembra... 20 anni più grandi di noi, fra un po'. Vabbè. Grazie, fra. Sei un coglione, che cazzo ci fate qui? Esatto, sì, eravamo con lui. C'hai ragione, che cazzo venite qua ancora che vestite della scuola? Dai. In realtà no. Sì, e c'è qualcosa che ci ha portato qui. Perché sono qui anch'io per quello stesso motivo. Ecco. Ma va? A Fuka? Vuoi vedere che è esattamente come pensavo? Ci ho pensato un attimo. Nel momento in cui quella lì ha spaesato a scuola, ho detto: qualcuno sta entrando nella sua psiche. Vuoi vedere che è stata Fuka? In qualche modo? Beh, di sicuro non è morta, però. Oh, aspetta. Potrebbe. Attenzione. Beh, guarda che in realtà comunque, se davvero alla fine non sta tornando, potrebbe essere ancora nella parte di mondo dell'ora oscura e cercare di interferire con la sua persona, perché se ha il potenziale potrebbe averla già risvegliata.
Ovvero? Che è successo? Intanto non ce lo dirà di sicuro, eh. Però esatto. Sì, ci hai dato più informazioni di quanto immaginavamo. Grazie mille, sì. Grazie. Beh, oddio. Hai fatto più del dovuto, eh. Grazie davvero. Tanto ci torneremo di sicuro prima o poi, di sicuro. Cavolo, sono zuppo di sudore. Ehi, ma quello che ha detto Aragaki-san è scioccante. Dirò a Kirijo-senpai quello che abbiamo scoperto su Yamagishi-san. La sua scomparsa non è un problema da poco. Cavolo, ci mangerà vivi però, è fatto di testa nostra. Già me la immagino. Vabbè, però dobbiamo parlare. Immagino che però lo farà lei e poi lei ci contatterà per dirci: ragazzi, dobbiamo parlare. Ah no, abbiamo già fatto. Yamagishi-san è sparita. È iniziata come una storia di fantasmi, ma ora è una situazione seria. Dobbiamo fare qualcosa. Già, dovremmo parlare col presidente. Mi piace tantissimo che loro due si comportino veramente in modo adulto nei nostri confronti e abbiano a cuore comunque la nostra situazione. Te l'ho detto che andare lì non era una buona idea. Se Aragaki-sa non ci avesse aiutato, chissà che ci sarebbe successo. Ah, mi viene lucere anche solo a pensarci. Ho detto che mi dispiace, non credevo che fosse così brutto. Beh, ora lo sai, la prossima volta fidati di più di ciò che ti dico. Comunque, non ci metterò mai più piede. Noi probabilmente sì, invece. Quel tizio faceva paura, ma in realtà era gentile, non credi? Già, sono d'accordo. Mai giudicare un libro dalla copertina, no? Ma mi chiedo, cosa stessi facendo là? Quello che facevano gli altri studenti, passava il tempo. Ah, posso ancora uscire, fantastico. A noi serve fascino e sapere al momento. Coraggio ancora no. O meglio, bambola Jack Frost, eh? Ma sì, dai. E ce l'abbiamo fatta. Solo 600 yen, ottimo. Oh, ma tutte ste bambole, quando è che le esponiamo? Ok, oggi è sabato, il sabato non c'è niente che aumenti, quindi andiamo ancora a fare un po' di sapere. Dobbiamo diventare dei geni per poter uscire con la senpai. Oggi, sarà disponibile la giornata oppure no? Perché ancora non è luna piena. Lip lip. Vediamo. Chi è che ci scrive? Ho ricevuto dei messaggi. Perfetto, è esattamente quello che speravo sarebbe successo. Grande Miyamoto, ti faccio sapere dopo, scusami. Prima controlliamo Maya. 1. 2. Vediamo se la situazione è migliorata. E 3. Vediamo che cosa vende Tanaka oggi. Oggi vi offriamo il set firmato. Se ritenete importante il vostro aspetto, non potete farvi sfuggire questo set. Iniziamo con Profumo. La sua lussuosa fragranza vi cambierà la vita. Oh santo cielo, che meraviglia. Ma aspettate, non è tutto. Ci aggiungo anche integratore di salute. Indovinate la quantità? 2. E tutto questo a 3.980 yen. Un profumo, grazie. Grazie Tanaka, ma oggi non è la giornata. Dunque, vediamo se Maya è a posto. Sento di potermi avvicinare a Maya. Ok. Maya, bene o male, siamo andati avanti abbastanza. Io farei che, visto che comunque siamo messi abbastanza bene, Maya ce la riprendiamo domenica prossima. Oggi sistemiamo con l'amico dello sport e stasera vediamo cosa possiamo fare. Mal che vada, se poi domani la situazione con lui non si è sistemata. Ah, però aspetta, magari domani andiamo nel Tartaro. O meglio, andiamo nell'ora buia a fare la missione, visto che la luna è piena. Comunque, usciamo con lui, che così sistemiamo la situazione. Ah, anche oggi sta in giro con la tuta dello sport. Non sarebbe buffo se tutti i problemi al ginocchio si rivelassero solo dolori dovuti allo sviluppo. Sinceramente non voglio diventare più muscoloso di così. Non voglio mica fare il wrestler del professionista. Oh, puoi mangiare il mio riso se vuoi. Ecco, prendi. Sto cercando di ridurre i carboidrati. Sei a dieta? 3 stelle, perfetto. Già, in questi giorni devo fare attenzione alla dieta se voglio mettere su massa. Farò tutto il necessario per vincere le regionali. Ricorda, è una questione di mentalità, Star. Miyamoto mi ha mostrato la sua determinazione. Dopo oggi siamo molto più intimi. Grande Miya. Oh merda, ho proprio voglia di riso. Averlo davanti è una tortura. No, mi devo riprendere. È un allenamento mentale perfetto. Avanti, mangia pure, Star. Forza, ingozzati. Ammazzati di riso. Dopo aver finito di mangiare controllato da Miyamoto, sono tornato al dormitorio. Perfetto. Ehi, Koso. Kimika. Bentornato.
Star, domani potresti dedicarmi la giornata, ovvio. C'è tanto da fare per Fuka Yamagashi, quindi mi servirà il tuo aiuto. Se hai questioni urgenti, ti consiglio di occupartene entro oggi. Urgenti addirittura? Beh, di urgente non ho nulla. E devo dire che il vostro vestito estivo... bravi ragazzi. Oggi c'è il menu speciale da Wakatsu. Ah, probabilmente per questioni urgenti intende se devi comprare armi, armature, queste cose qua, fallo entro stasera. Quello intendeva. Però per fortuna noi siamo a posto. Ok, che cosa possiamo fare? Oggi ci ha detto che c'è il menu speciale. Andrei qui ancora. Dobbiamo aumentare d'altronde il sapere. E anche se ci spendiamo dei soldi, ora come ora, possiamo permettercelo, quindi... Vai pure. Abbiamo passato... Praticamente questo posto è il nostro fornitore di cibo in assoluto. Ma abbiamo... Cioè, fatemi una fotografia e appendetevela al muro. Sono il vostro cliente più abituale di tutti io. Lunedì e la luna è piena. Questo vuol dire che stasera dobbiamo lavorare. Letteralmente. Come va? Dobbiamo vederci tutti davanti alla sala dei docenti per pranzo. Ok. In tutta sincerità non mi va di farlo, ma non abbiamo scelta. Chiedere al prof Koda una spiegazione sembra una rottura di scatola assoluta. È una noia, soprattutto rispetto a quando siamo andati in quel punto dietro la stazione di notte. Junpei, ti sei fatto atterrare da un pugno, per carità, eh. Combattere le ombre a quanto pare non aiuta per niente. Oh, c'è la tipa dell'altra volta. Che hai fatto? Hai paura che sei suicidata per colpa tua? Tra l'altro si vede che lei è spaventata perché sta anche tremando. C'è proprio le ginocchia che fanno così. Minimi dettagli, bel risultato. No, no, invece dovresti. Dovresti invece parlare. E come? Wow, devi riuscire a suicidarsi una persona per farti arrivare a questa conclusione. Porca troia, grande Moriyama, bravissima. Viva il bullismo. Perché sei stronza. Il 29 maggio, praticamente settimane scorse. Quindi è rimasta chiusa fino ad ora, scusami. Non è divertente, anzi meglio... giudicare in silenzio. Era svenuta davanti alla scuola. Quindi non c'è mai arrivata. E avevi paura di finire così anche tu, eh? In realtà stai confessando per quello, vero? ところで、連日の山岸風花の欠席を先生は病欠と届けていらっしゃる。だが実際は行方不明で、先生はそれをご存知だったはずだ。どういうおつもりです？ 何を言ってる。生徒のためにしたことだよ。みんないろいろ将来のために都合があるんだ。子供の君らには分からんだろうな。Ok, voglio sentire la sua spiegazione perché un po' sembra strana. 本人のためだ。こんなことで学歴に傷がついてはいかんだろう。親御さんもそういう話で納得してんだよ。 You're guilty. Sarà contenta anche Mai di sapere che il professore è uno stronzo.
Io mi immagino tutti gli altri professori in questo momento nell'aula, nella stanza, che lo guardano proprio con disprezzo, proprio schifo. Beh, in realtà sì, no, l'abbiamo notato voi, noi, eh. Esatto.君の悪い呼び声を聞いたって声?先輩、もしかして今回の事件って間違いない。奴らの仕業だ。誰が影時間に落ちるかを事前に知る方法はないとされてきたが。なるほど。声か。つまり影時間へは落ちるのではなく、奴らによって落とされるということだな。実際の。Beh, oddio, aspetta. La prima settimana che siamo stati qua, nel vicolo dietro la stazione, quando c'è stato il filmato di sto ragazzo che era cosciente nell'ora buia e poi veniva preso, voci non ne abbiamo sentito, è stato attaccato e basta. Quindi potrebbe essere che c'è una voce, ma potrebbe essere anche che vengano attaccate e fine. Può essere entrambe le cose. Non è che uno esclude l'altro. Adesso vedi che anche lei può risvegliare la persona. それが一番安全なはずだ。もしも声を聞いてしまったら、すぐに教えるんだ。何かに呼ばれたように感じても、決して部屋から出るな。これさえ守れば、君は助かるだろう。そして、おそらくは山岸風花もな。風花。Che schifo di persona。Dimmi。より、竹馬、放課後生徒会室に集合だ。そこで今夜の作戦について説明する。 Ma questa non fa domande della serie. Che cazzo dovete fare stanotte? Scusami. Ovviamente non gliene frega niente. Lo immaginavo. Lo immaginavo esattamente come pensavo. È rimasta chiusa nella dimensione della notte buia. Dell'ora buia. 5 siamo. Non è che ci vuole molto a prenderci tutti. Sì, ma nella dimensione dell'ora buia. しかもなんで夜に?0時になっちゃったら学園は。その通り、山岸もそうやって、タルタロスに迷い込んだんだ。じゃあまさか山岸さんって体育館に閉じ込められてからずっと。そうだ。 Come ha fatto a sopravvivere una settimana? Esatto. Non ne sono sicuro. Esatto, potrebbe aver trovato qualcosa. Non esiste. Sostanzialmente ha passato 10 ore. Se l'ora buia ogni volta appare per l'orario che esiste appunto tra il giorno e la notte. In teoria se l'ora buia è un'ora in più, quindi la 25esima ora, vuol dire che ha passato 10 ore. Ivoretemireba. Koitsu wa kasetsu dakara. Osoraku Yamagishi wa. Esatto, che è quello che ho detto anche io. Potrebbe essere passato pochissimo tempo per lei. Mamma mia. Ma certo, l'ho dedotto anch'io. Magari ha trovato un posto sicuro, eh. 10 ore. 10 ore, che sono tante, ma non sono tantissime. Oh, finalmente uno che parla con un po' di cervello. Esatto. Sicuri no, ma è il modo più sicuro. Sono d'accordo con lui. Però, ripensando a quello che ha detto il suo amico l'altra sera,
Lui sta cercando di fare ammenda per qualcosa. Che cosa probabilmente lo scopriremo con le storie secondarie della sua storia. Però in questo momento si sta collegando tutto e si vede che lui sta proprio... vuole farlo perché lui deve farlo, perché è già successo una roba simile. Palese. Senpai? Bakatta. Kiken wa shouchi da ga. Kono mama houchi suru wake ni wa ikanai kara. Esatto. Sou desu ne. Yatte minai to wakaranai shi. Oshi. 夜の学校に侵入か? そうと決まればあれだ Cosa sei l'esperto te? あれ? Esatto. Cioè, sentiamo. Se vediamo qual è la sua grande brillante idea. Otonashi. 困ったな. 理事長に連絡が取れない. Ok. まあ、いいんじゃないですか? 一つだけ面倒がな. 理事長の口添えがないとなると夜の学校にどう入ったものか Scusa, ci pensa Junpei, ha detto. Esatto. そのことなら仕込みが済んでます 仕込み? 爆薬か? Dio mio, che esagerazione. 時間が惜しい. 出るぞ. Ma quindi ogni giorno noi abbiamo un'ora a disposizione per fare tutte ste cose? È pochissimo. Cioè già il tempo che arriviamo da qua a scuola sono 10 minuti almeno. Kagi aketoita tte dake nan dakedo. Come distruggere l'enfasi del momento. Cos'hai fatto? Hai messo lo scotch sulla porta? Beh, in questo momento sì, quindi. Brillianto. Brillianto. Posso dirlo, bravi loro, loro due sono i migliori ad ora come compagni. Perché qualsiasi cosa è buona fanno i complimenti, qualsiasi cosa è negativa ti fanno il cazziatone. Senza fare la stronzetta come fa lei, che a prescindere da dello stupido Junpei, quando fa una cosa buona, ha fatto una cosa buona. Punto. Junpei non sarà il migliore dei companion, però porca troia, almeno i suoi meriti ce li ha ad ora. Bravo Junpei. Vuoi un biscotto? Trebbia. Perché riescono a farlo, lo fanno, no? Che cazzo, dai. No, non possiamo. Anche perché se ci vedono ci sgamano, no? Esatto. Ma a prescindere non avrebbe senso poi. O ci sgamano ed è la fine. D'accordo. Sì, signora. Cerca di non fare cazzate, Junpei. Ecco, appunto. Oh no. Ma dai. Vabbè. Certo, certo, Akiko. Perché così non dovevi più studiare, avevi già le risposte, potevi allenarti, certo. Andiamo, dai. Vabbè. Andiamo, Yukari, dai. Dovremmo andare in sala docenti. Vieni, Yukari, scendiamo. Che cosa? Sì, sono dei passi. Dai, andiamo. È il bidello? O la polizia? Cioè, il guardiano. Ecco, appunto. Sei terrorizzata. Come puoi essere fragile quanto vuoi, eh?
ante dake dakara. Non hai bisogno di nascondermi, nasconderti. Ma, kangaete mitara senpai tachi mo iru wake da shi, ashioto kurai fushigi janai kamo? So omou to heiki kamo. Are, shaberi sugi? Perché sei spaventata, ovvio. Lo sapevo. Sì, è il tuo telefono. A quest'ora? Lo spam. Nel 2010. Che tenera. Sai che quasi quasi glielo dico. Nah, dai, ti spaventi molto facilmente. E quindi? Che c'è di male? Quindi devo fare attenzione o posso camminare tranquillo? No, posso camminare tranquillo. Andiamo in sala docenti. Non sembra esserci nessuno, perfetto. Entriamo. Usa il telefono per fare la luce, no? Obitorio. Non lo so. Magazzino? E che ne so io? Scusa, che ne so? Cosa ne potevo sapere io? Chiave della palestra. Andiamo allora, dai. C'è qualcuno? Io vado in bagno. Cerca di fare in fretta. Faccio una pisciata e torno. Ecco, grazie. Andiamo. Vado a fare la pisciata, ci penso. Sì, trovata. Chissà chi era. Yare yare. Ok. D'accordo. Mi farà molto piacere. Sì, certo che ce lo ricordiamo. おめ挽回させてくれよ。な。は?変な見え反応だよ。それとおめは返上。そういうことならおめ返上させてやる。突入は男3人でやろう。オッティモ。 よろしくす。 Ma lei ce l'ha proprio con Junpei, proprio non c'è minimo, non lo sopporta proprio, zero, eh. そんなことないですよ。 Non lo sopporta proprio, mi sa. 3, 2, 1. La 25esima ora. Adesso sente la voce? Lei è terrorizzata a morte comunque. Ha capito sicuramente il suo errore, però cacchio. Mi chiedo se riusciremo a salvarla lei. Questa qui intendo. そういえばあの森山って子寮に一人きりで大丈夫ですかね。うん。正直を言えば影時間に絶対安全な場所などない。え、esatto。ここへ連れてくるわけにも彼女のためだけに一人咲くわけにもいかないだろう。Non c'era neanche il presidente. そうなんですか。でも山岸さんの救出にはこうして全員で。
Sì, ti sento. Ima sochira no ichi o kakunin shita. Omotta yori ue da na. Tsushin ga giri giri da. Sore yori 3 nin tomo buji ka? Mada fukatsu nai. Akihiko. Oi. Tsushin kengai toka desu ka? Nanka shinpai desu ne. Ottimo. Ah! Fantastico. Do cazzo siamo finiti? Siamo pure da soli, tra l'altro. Che situazione de merda. Devo aver perso conoscenza. Ma è successo perché è partita l'ora buia e ci siamo separati perché le stanze si sono divise tra di loro o è successo qualcosa? Comunque. Oh, il bimbo. Come puoi vedere, sì. Già, perché sei qui? È vero, ha ragione. Stupida domanda, dovevo chiedere degli altri, effettivamente. Dovevo chiedergli degli altri. Più di una sfida, addirittura? Ok. Stai parlando di Fuka, vero? Immagino parli di lei. Lo spero anch'io, visto che sono da solo, spero di non creparci. Sì, tutto a posto. Non posso rinforzi. Perfetto. Situazione fantastica, il collegamento è perso. Ottimo. Possiamo cavarcela, dai. Abbiamo livellato per queste situazioni apposta, però da solo forse non è una buona idea lottare. Chi va là? Ti sento, Fuka. Ti sento meglio di Mitsuri, quindi stai tranquilla che ti troveremo. Dobbiamo fare purtroppo attenzione, non possiamo permetterci di combattere, perché se veniamo atterrati nessuno ci salverà mai qua. Rispondete subito, calmo, purtroppo bisogna fare molta attenzione qua. Dobbiamo fare molta attenzione perché potrei combattere, ma è meglio evitare. Lei, tra l'altro, è ancora qua da poco tempo, quindi ancora non ha idea di cosa sta succedendo. Qualcuno ti risponda. Sei tranquilla, ti troveremo. Ti troverò, anzi. Bello, non mi aspettavo di trovarmi da solo, onesto. Non mi aspettavo questa svolta in cui mi sarei ritrovato da solo e probabilmente in pericolo contro qualsiasi tipo di ombre. Qualcuno ti risponde. Il problema è che il nostro personaggio non parla. Allora, calmi un attimo. Ok, trovate le scale. Che tra l'altro non sappiamo neanche a che piano siamo. Piano, Eccoci, ciao ragazzi. Ben ritrovati. Sano e salvo, tra l'altro. Felice di vedere che state bene. Già, è stato pericoloso. Sì. Esatto, tipo questa. Oh, ma davvero era dietro di noi? Così inaspettato. Sì, sono io. Davvero? Se vuoi sopravvivere. Oh, meno male. Piccolina, sta bene. È tutto a posto ora, stai tranquilla. Immagino in che situazione ti sei ritrovata. Prima. Un bel po' prima, esatto, perché per lei, come dicevo. Allora, per come sta parlando sembra che sia passato pochissimo tempo, ma in realtà devono essere almeno passate 10 ore. Almeno. Mitsuru, kikoeruka? Siamo lontani, Già avevamo difficoltà prima.
つうかここ化け物出るだろう。じゃあやっぱりここ。Non lo so, guarda quella pianta lì dietro, dimmi tu se ti sembra sicura. Nantoka mitsukarazu ni sunde masu kedo. Vuol dire che sei stata anche brava, tra l'altro. Esatto. È il suo potere questo. È il suo potere. Beh, non proprio. È un navi. È una navigatrice. それ以上かもしれない。Esatto. あいつのペルソナは本来は戦闘タイプだからな。ペルソナ？Te la faccio vedere, questa. Oh, è una pistola. Che ci devo fare? これってピストル？お守りのようなものだ。弾は出ない。Meno male. お守り。よし、急いで戻るぞ。Oddio, che ce ne devo fare con questo? Sì, è la luna piena oggi, Junpei. Ma in realtà neanche così vicina, è enorme, eh. Esatto. Ma porca troia. Ha capito qualcosa? Era piena, certo. A un mese di distanza l'uno dall'altro. Ci siete arrivati adesso, ma davvero? Le ombre. Sento qualcosa. Esatto. Di sotto addirittura. Dobbiamo scendere quindi. Dobbiamo trovare un teletrasporto il più presto. Cosa vuoi che succede? Un casino come al solito, Junpei. Porca troia, adesso ci sono arrivati, grandi. Grandi, mamma mia, viva la trama. Già trovato. Proprio qua combattiamo. Vediamo chi è l'ombra di oggi. Ok, la moto è distrutta, fantastico. Sono due addirittura. Esatto, ci avevano detto che oggi avremmo affrontato più di una prova. Tutto a posto? Siete ferite? Non funziona nulla? Sanada-san, Shadow no ki sorasanai to. Wakatteru. Kisamara no aite wa kono. Sei bravo a parole, ma con i pugni come te la cavi? Non funzionano. Che cosa abbiamo visto noi? Ma la ragazza! Come è arrivata qua? Esatto! Sono qui per chiederti scusa! Ma lei è cosciente o lo sta facendo di sua iniziativa comunque? Cioè, tutte queste cose le sta facendo di sua volontà? Brava. Fai quello che devi. Persona! Porca troia, ha attivato uno scudo subito. Chi è la sua persona? Voglio vederla, fammela vedere. Porca troia, complimenti. Ed è una bolla d'acqua. Ok. La bolla d'acqua è proprio la sua persona.
Interessante come cosa. Fighissimo. Yamagishi-san. Cosa ti aspettavi? Aveva il potenziale. Vedi tu. La vera domanda è: come ha fatto a capire immediatamente che la pistola doveva spararsela in testa? Non l'ha mai visto da nessuno di noi, per dire. Che cosa vedi? Le loro debolezze? Esatto, lo immaginavo. È una persona d'analisi. Quindi è un combattimento a tre il nostro? No, 3 contro 2. D'accordo, vai. Quindi dobbiamo solo tenere duro per adesso. Quindi per ora non sappiamo ancora nulla. Ovviamente non puoi fare gli status ai boss. Questa cosa purtroppo la sappiamo. Iniziamo a provare a fare danni che possiamo fare noi e gli altri no. Quindi Akiko può fare il fulmine. Junpei può fare il fuoco, però uno solo. Proviamo noi a fare un danno da fuoco e Junpei a fare un attacco fisico. Proviamoci. Bloccano, fantastico. Immaginavo, forse in questa prima fase dobbiamo solamente difenderci. In questa prima fase forse è meglio solamente difendersi, sai? Ok, forse lei è debole al vento. Porca troia. Dai, fai. Fai pure adesso, cioè, non perdere tempo, attivala. Premi il pad per usare l'abilità di fuga, analisi completa. Questa azione consumerà i suoi EP. Quindi anche fuga dagli SP. Eseguire un'analisi completa mostrerà le debolezze del nemico. Sfrutta per la maggiore efficienza nella battaglia. L'analisi completa può essere eseguita solo dopo che tutti gli alleati e nemici hanno concluso il proprio turno nel primo round. Ok. Ah, devo fare LU. Ma scusami, ma c'era scritto usa il pad. Ah, sul nemico. Ok, allora. Sono sicuro che lei faccia le magie. Quindi, vai. Beh, a quanto pare neanche io. Sei superiore a tutti gli altri già. Al primo boss, tra l'altro, già ci fai vedere tutte le debolezze. Quindi è debole solo allo sparo. Fai anche su di lui a questo punto. E lui è debole al fulmine. Ottimo, e scusami. Se io adesso non avessi una persona da sparo, come la ammazzavamo questa? Vabbè, abbiamo colpo singolo perlomeno. Non farà molto, ma abbiamo anche freccia sacra. Dai. Meglio di nulla, forza. Diamo il cambio, vai a Kiko. Attacca con zio. Purtroppo non è molto, però è già meglio di nulla. Possiamo fare veramente pochissimo in questo giro. Poi siamo 3 contro 2. Dobbiamo tenere duro per davvero. Forse arriva Mitsuri e forse entra in campo anche l'altra, eh. Sai che mi sa che sì. Questo è il caso di usare gli oggetti. Se vogliamo avere un minimo di vantaggio è meglio usare anche gli oggetti. Diamoci il cambio e tocca a noi. Sì, 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 qua è una battaglia veramente di concentrazione. Nel momento giusto attivi le cose migliori. Sì, sì, sì. L'assalto è la scelta assolutamente migliore. Poi davvero, ma se non avevamo... Noi che facevamo un colpo da sparo, adesso come facevamo? Davvero? È una domanda seria la mia. Cioè, sta battaglia non andava avanti. A meno che in realtà... No, 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 forse uno dei due ce l'ha un'abilità da sparo. Aspetta un attimo. Ok, lui no. E neanche Junpei, cioè davvero, adesso non sarebbe stato... Non sarebbe stato possibile farlo. Comunque, finché riusciamo a sfruttare questo giro di debolezze... Forse loro non riusciranno neanche mai ad attaccarci. Forse siamo avvantaggiati. Forse ce la facciamo per davvero senza neanche troppa fatica. Tra l'altro non ho visto neanche come si chiamino. Vulnerabilità al fuoco. È vero, avrei potuto, nell'eventualità... Catroia! Mettermi a me...
ce l'abbiamo la carta vulnerabilità al fuoco, la possibilità di attaccarlo con quella, con quel tipo di attacco. Però non è questo il momento di preoccuparsene ora. Perfetto. Tra l'altro lei è l'imperatrice e lui l'imperatore. Akiko, tocca a te. Quindi colpisci l'imperatore e in teoria adesso vittoria. Cioè, se facciamo un colpo bello potente, adesso abbiamo vinto. Speriamo, vediamo. Ah, manca pochissimo. Manca veramente poco. Dai, di nuovo, sfruttiamo la pietra, visto che ce l'abbiamo, perché non usarla? Se non la usiamo in questi tipi di momenti, quando la useremo? E, ovviamente, facciamo il cambio, perché non vorrei mai che se perdiamo il turno lei lo fa ritirare su, quindi... Vai, freccia sacra! Colpo finale! E quindi l'imperatrice e l'imperatore furono sconfitti. Custode potente, tarocco l'imperatore e l'imperatrice, saliti di livello e aumentate le statistiche. Brava Fuka. Bravissima. In teoria no, quindi puoi stare tranquilla. Esatto. Mi hai protetta, nonostante ti abbia... ferito. Che cava? Quindi lei comunque è cosciente. Cioè, nel senso, è qui di sua volontà perché la chiamava. È solo stanca, tranquilla. Esatto. Fuka. Allora, probabilmente non è il potenziale. Esatto. Ah, ok, mi ha già risposto, perfetto. Perfetto, mi ha già dato la risposta. Le persone normali non ricordano. Ottimo per lei, allora. Purtroppo immagino di sì. Lo spero, speriamo. Il problema è che nel momento che dimentica, magari il cuore non dimentica, però le persone sì. Beh, almeno ha imparato la lezione, dai. Non è stato facile, ma siamo riusciti a salvare Fuka Yamagishi. Il ragazzo misterioso è ricomparso, il suo avviso non è sembrato un semplice sogno. Non riesco a riflettere con chiarezza ora, sono a pezzi, devo riposare appena torno al dormitorio.